Ti parlo del secondo pilastro del protocollo fotovoltaico a ciclo combinato. Sto parlando dell'autoanalisi energetica della tua abitazione. Se rientri nella categoria di persone che vogliono fare le cose spicce e quindi preferiscono appoggiarsi a un sistema copia e incolla, questo video non fa per te. Se invece ritieni che dedicare del tempo a quello che può essere sia la conoscenza e anche a un'analisi di quella che è la tua abitazione sia importante per arrivare a un buon risultato, allora prosegui pure con questo video. Ti spiegherò che cos'è l'autoanalisi energetica e come lo possiamo fare in pochi semplici passi. Quindi, se il primo pilastro è la tua conoscenza, e l'abbiamo visto nel video precedente, che se non hai visto, comunque trovi il link in descrizione, il secondo punto è fare una diagnosi della tua abitazione e delle abitudini della tua famiglia attraverso quello che è l'autoanalisi energetica. Questo documento, che trovi direttamente all'interno del nostro sito, che per il momento è ancora gratuito, ti permetterà uno di scovare quelli che sono gli elementi base della tua abitazione e delle tue abitudini. E ti assicuro che non sono così scontati, perché spesso alcuni punti che si danno per scontati sono invece essenziali per poter creare un sistema a ciclo combinato. Il secondo punto è quello di poter capire se comunque hai anche i requisiti nella tua abitazione per arrivare a un buon risultato attraverso l'impianto che si potrebbe eseguire. Come si dice in filosofia, per capire dove vuoi andare, devi prima sapere da dove parti e anche conoscere da dove vieni. E quindi questo è essenziale anche per quello che è la parte energetica della tua casa, conoscere prima quali sono le basi da dove viene la tua abitazione e le tue abitudini. Durante la compilazione dell'autoanalisi energetica troverai dei punti che sarà più facile individuare, altri che magari richiederanno un attimino più di tempo, ma prenditi questo tempo perché sono importanti. L'autoanalisi energetica è un po' come fare l'ecografia di quello che è la tua casa e quelle che sono le abitudini della tua famiglia. Troverai ad esempio punti come quanto sono i tuoi consumi attuali per riscaldamento, per l'acqua sanitaria, in che modo ti riscaldi, in che modo produci l'acqua sanitaria, devi prendere per mano una bolletta, vedere quello che sono magari i consumi dell'anno precedente, cose di questo tipo. Ovviamente, più risponderai in maniera accurata e precisa a queste informazioni, più sarà facile per noi, una volta che riceviamo il modulo, attraverso il nostro studio tecnico, poter analizzare quello che è la fattibilità, prima di tutto, per avere un buon risultato di un sistema a ciclo combinato. Ovviamente non tutti hanno le caratteristiche necessarie per raggiungere un obiettivo, però diciamo che questo qui è importante, a volte anche sapere che non puoi raggiungere un buon obiettivo da un punto di vista economico che non ti conviene, è anche importante magari per non procedere, quindi comunque ti sei evitato un errore. In ogni caso, se l'abitazione ha i requisiti per poter procedere, abbiamo passato quello che è il secondo punto e mette le basi per quello che è un terzo punto che ha un'importanza incredibile, che è il primo sopralluogo tecnico. A cosa ci riferiamo quando parliamo di sopralluogo tecnico e perché è essenziale che tu lo pretenda? Ne parliamo nel terzo video di quello che è il protocollo con i suoi pilastri del ciclo combinato. Ma intanto ti chiedo cosa ne pensi di quello che è questo aspetto che abbiamo parlato, l'autoanalisi energetica. Fammelo sapere nei commenti. Per questo video è tutto, dai sole in tasca e fotovoltaico a ciclo combinato. Ciao!